qui trovo questo tema: io sono il pane della vita. In verità io avevo un altro tema, ed era il sangue di Gesù. Avevo preparato gli appunti dei testi biblici sul sangue di Gesù, ma avendole messe nell'altro cappotto, quello più piccolo, quando sono arrivato qua e ho visto io sono il pane della vita, mi sono frugate le tasche e non ho trovato più gli appunti. Il Signore diceva, dico, lascia da parte quel tema preparato, perché non trovi neanche gli appunti, ed ecco il tema nuovo che devi trattare e che hai davanti ai tuoi occhi: io sono il pane della vita. Alleluia sempre. Però siccome il tema di fondo è l'Eucaristia, ecco che c'entra il pane che diventa corpo, c'è il vino che diventa sangue, per cui c'è sempre nell'Eucaristia il pane e il vino, cioè il corpo e il sangue di Cristo. E questo ci consola, perché abbiamo così una trattazione completa del corpo e sangue del Signore. Voglio iniziare con la prima tentazione che Gesù, approfittando della fame di Gesù, e questa comanda che queste pietre diventino pane. Anche noi siamo nel deserto della vita e possiamo subire questa tentazione. Tutti abbiamo fame, chi non ha fame? E allora il tentatore può venire e indicarci le pietre come pane, le pietre del deserto. Comanda che queste pietre diventino pane, si rammolliscano e tu mangi le pietre come pane. Gesù risponde: non è di questo pane che vive l'uomo, ma l'uomo vive dalla parola di Dio che diventa pane. Altre volte Gesù aveva ammonito a non mangiare il pane dei farisei e neanche il pane degli erodiani. Per cui noi abbiamo un avvertimento di Gesù di non mangiare il pane del deserto, il pane tratto dalle pietre, perché potrebbero soffocare l'uomo. Le pietre non si digeriscono. Signore Gesù ci comanda di non mangiare il pane dei farisei, e specifica l'ipocrisia, e quel pane della doppia vita. I farisei erano ipocriti, avevano due vite, una vita nascosta e una vita pubblica. Erano carismatici quando venivano in chiesa ed erano mondani quando avevano una vita privata. Ipocriti, diceva Gesù, farisei ipocrita, sei come un sepolcro imbiancato, bello, adorno,
di fuori, ma dentro ossa di morti. E il pane dei farisei, la doppia vita, il pane dell'ipocrisia che intossica, e c'è il pane degli erodiani, di quelli che hanno rinnegato, di quelli che vivono nel mondo. Erode l'Idumeo, che aveva usurpato il trono di Israele, gli erodiani, che erano ligi ai pagani, erano idumei ed erano fautori dei romani, di un regime romano, erano rinnegati, quelli che non osservavano la legge, vivevano come gli altri e con gli altri, ma erano completamente mondani. E coloro tre tipi di pane che dobbiamo evitare: il pane del deserto fatto di pietre, il pane dei farisei, la doppia vita, il pane degli erodiani, che è il pane del mondo. Contro questi tre pani, che poi rappresentano le concupiscenze della carne, la concupiscenza della vita e la concupiscenza degli occhi, contro questi tre pani il Signore ci indica un altro pane, quello che lui ha. Quello è l'unico pane che assicura la vita nel deserto. È il pane che Dio dà ad Elia. È il pane che Dio, prima di darlo ad Elia, lo dà al popolo che esce dall'Egitto. Fate delle focacce azime, cotti al fuoco, perché non c'è tempo, e preparato un agnello, col sangue ungete gli stipi delle porte, perché passerà l'angelo sterminatore, ma il sangue dell'agnello vi darà la vita. E così il popolo fece delle focacce azime, non fermentate. Dirà Paolo: noi celebriamo la Pasqua non nei fermenti della insincerità e della malizia, ma negli azimi della verità e della giustizia. E così con gli azimi uscirono dall'Egitto, mangiando il pane della libertà. Il pane del deserto del cristiano e il pane azimo. E gli israeliti trovano nel deserto l'altro pane che scende dal cielo, non fermentato, la manna. E questo è il pane del cristiano, quel pane azimo. Degli ebrei, nell'uscita dall'Egitto, quella manna che scende dal cielo, questo è il pane del Signore, nel deserto della vita. Quello che noi vogliamo sottolineare è che siamo nel deserto. Ci siamo troppo adagiati alla vita sedentaria, alla vita del mondo. Noi siamo nel deserto, camminiamo verso la patria, e nel cammino verso la patria il pane che dobbiamo mangiare è il pane azimo,
quello che mangiarono i nostri padri quando uscirono dall'Egitto, quello che dal Signore venne dato ad Elia quando si svegliò al tocco dell'angelo e mangiò il pane cotto proprio sotto la cenere. È in forza di questo pane che tu dovrai camminare. E in forza di quel pane egli camminò per 40 giorni, quanto il popolo aveva camminato per 40 anni nel deserto. Questo è il pane che a noi ci viene dato, il pane di Dio, non è il pane delle pietre, non è il pane degli erodiani, non è il pane dei farisei, della doppia vita. È il pane azimo, della sincerità, della santità, è il pane che Cristo ci dà, è il suo pane. Io sono il pane della vita. Proprio nel capitolo sesto di Giovanni, nella sinagoga di Cafarno, Cristo dice: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, ma chi mangia del pane che io do vivrà in eterno. Erano simboli, gli azimi, erano simbolo, la manna, erano simbolo tutto ciò che aveva preceduto la rivelazione. Adesso la rivelazione si è compiuta in Cristo. E Cristo apertamente dice: quel pane che il Padre vi ha dato, quel pane azimo con cui siete usciti dall'Egitto, quel pane azimo con cui Elia fece il cammino fino al monte Horeb, quel pane simboleggiato nella manna caduta dal cielo, quel pane sono io il pane della vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù è il nostro pane. Mangiare Gesù. Noi lo mangiamo nel segno dell'Eucaristia, che è il vero corpo del Signore. Però questo significa che possiamo mangiare come i cafarnaiti, e possiamo mangiare come gli uomini spirituali. Cioè, non è tanto importante mangiare l'Eucaristia, quando questa Eucaristia non ha la forza di vitalizzarci. Dobbiamo mangiare l'Eucaristia nello Spirito Santo. Dobbiamo mangiare l'Eucaristia cotta nel fuoco dello Spirito. Avere il gusto dell'Eucaristia e pensando che quell'Eucaristia è Gesù che noi mangiamo e diventa in noi spirito e vita. Quando l'Eucaristia, cioè quando il pane della vita non diventa vita, non ci trasforma, non diventa in noi spirito e vita, quell'Eucaristia è perduta. E un mangiare il corpo del Signore come se non lo mangiassimo, anzi, se noi lo mangiamo con perfidia, se noi lo mangiamo come i farisei e come gli erodiani, noi mangiamo la nostra condanna. Ecco l'importanza di mangiare bene di questo pane per avere la vita. Andiamo per un momento alla prima narrazione del pane della vita. Abbiamo avuto un accenno al capitolo sesto di Giovanni, adesso proseguiamo sempre con Giovanni alla croce, ma ritorneremo dopo, ma proseguiamo con Paolo, il primo che ci parla di questo pane eucaristico. Io infatti ho ricevuto dal Signore
quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo avere reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. E leggiamo tutto. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo sangue, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Invece chiunque in modo indegno mangi il pane o beve il sangue del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. E per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi e un buon numero sono morti. Fratelli e sorelle, questo testo non ci viene dato così a vuoto. Noi mangiamo il pane del Signore, che è il pane della vita. Tante volte questo pane non produce nulla, produce sterilità spirituale. Tante volte questo pane produce la morte, non è più il pane della vita. E allora dobbiamo noi esaminarci, noi che frequentiamo l'Eucaristia, che mangiamo questo pane, dobbiamo esaminarci se da questo pane eucaristico noi succhiamo la vita, cioè diventa sangue di Cristo, sangue di vita in noi. Perché pane e sangue sono correlati. Noi mangiamo il pane perché il pane diventi sangue di Cristo in noi, cioè vita di Cristo in noi. Difatti il sangue è la vita. Le conseguenze quali sono? Le infermità corporali e le morti corporali, segno di infermità spirituali e di morti spirituali. Poiché il sacramento così si muove su due piani paralleli, ma sovrapposti, una realtà materiale e una realtà soprannaturale, una realtà visibile e una realtà invisibile, ecco che siamo colpiti a questo doppio livello. Nel corpo siamo colpiti con le infermità e con la morte. Nello spirito siamo colpiti con la sterilità spirituale, con le infermità spirituali, con la morte spirituale. Vogliamo un momento così fermarci su questi effetti negativi del corpo del Signore, del pane del Signore, perché corre il sospetto che quello che avveniva a Corinto possa avvenire anche nei nostri gruppi. Troppi ammalati ci sono.
troppe persone che vengono colpite e muoiono. Non diciamo che queste persone sono colpevoli, ma sono segno di un'Eucaristia che nei nostri gruppi non viene mangiata bene. Ecco perché ci sono molti infermi e molti che muoiono prematuramente. A Corinto succedeva così. Potrebbe anche darsi che succeda a Palermo o in qualunque altro gruppo di rinnovamento. Riflettiamo un momento, facciamoci un pensierino. Quanti malati abbiamo in mezzo a noi? Siamo tutti malati. Veniamo alla preghiera di guarigione. Ieri questo salone era stracolmo. 1300 persone. Adesso ce n'è metà. Ed erano quelli qua vicino. Segno che c'è molta fame di guarigione. Molto bisogno di guarigione. Tutti siamo facilmente ammalati, o nello spirito o nella carne. Facciamoci un pensierino se c'è qualche addentellato con l'Eucaristia che non mangiamo bene. Tanti di noi sono ammalati di cancro che produce la morte. Facciamoci un pensierino se casomai è colpa dell'Eucaristia che mangiamo con tanta facilità. Non dico per le singole persone, no. Questi sono segni che si manifestano in un corpo. Per cui potrebbe anche darsi che le persone malate fisicamente, le persone che muoiono, sono vittime di un peccato, diciamo, sociale, di un peccato di gruppo. Segno che nel gruppo ci sono molte infermità spirituali, perché molti del gruppo mangiano malamente dell'Eucaristia. Segno che nel gruppo ci sono persone che mangiano mortalmente il corpo del Signore, e il segno che il Signore produce è la morte di alcuni di noi, che forse non sono colpevoli, ma sono come segno di un'Eucaristia male ricevuta. E allora ecco l'ammonimento dell'Apostolo. Così ognuno, prima di accostarsi, esamini se stesso, perché è reo del corpo e del sangue del Signore chi non si accosta degnamente. Che significa non accostarsi degnamente? Sono tre i casi in cui noi non ci accostiamo degnamente. O mancanza di fede. Non riconosciamo il corpo del Signore. Una leggerezza. Cioè parliamo di fede pratica. Noi ci accostiamo all'Eucaristia con molta leggerezza, non con quella compostezza che denota la vera fede. Diceva San Francesco, il quale non volle essere ordinato sacerdote perché credeva che non era abbastanza puro di toccare l'Eucaristia. Era il senso del santo. Egli diceva che soltanto lo Spirito Santo può preparare una persona a ricevere l'Eucaristia, e ammoniva
chi non ha lo Spirito Santo che lo prepari non si accosti all'Eucaristia. È lo Spirito Santo che deve preparare, ed è lo Spirito Santo che deve fare gli onori di casa a colui che viene. È lo Spirito Santo che deve ricevere Gesù dentro di noi, l'ospite divino, è uno condegno di una persona divina che deve ricevere l'altra persona divina, cioè la persona divina di Cristo può essere degnamente ricevuta in casa nostra da un'altra persona divina, lo Spirito Santo. Chi non ha lo Spirito Santo non riceva l'Eucaristia, perché non c'ha dentro di sé chi lo accolga. È il senso del santo, il senso spirituale dei santi. Noi con tanta facilità ci accostiamo all'Eucaristia e mangiamo. Ma che cosa mangiamo? Mangiamo la vita e la salute, o mangiamo l'infermità e la morte? Sono domande che ognuno di noi deve farsi. E allora è da tre capi che esce la nostra indegnità, la mancanza di fede, quella fede viva in Cristo Signore, quella fede che ci porta a considerare quel corpo fatto carne che è dell'ostia, che quell'ostia è il Signore del cielo e della terra. E allora se noi con fede consideriamo l'Eucaristia, come noi ci dobbiamo preparare prima di riceverlo, come dobbiamo riceverlo, come appena ricevuto l'Eucaristia dobbiamo comportarci. Facciamo un esame al modo come noi ci accostiamo all'Eucaristia. Non è difficile trovare nei nostri gruppi persone che non sono preparate all'Eucaristia. Per prepararsi all'Eucaristia bisogna prepararsi tutto il giorno. Oggi devo andare a fare la comunione. Mi voglio preparare, ossia la preparazione prossima alla comunione. In preghiera, invocando lo Spirito Santo, non così distratti. Tante volte con molta distrazione, senza preparazione, noi ci accostiamo all'Eucaristia. E l'Eucaristia che riceviamo non è spirito e vita. Come ci accostiamo nel momento in cui ci avviciniamo all'altare? Tante volte siamo distratte, tante volte parliamo, tante volte ci salutiamo mentre siamo in fila, tante volte vedo persone che si baciano mentre sono in fila, vedono un compagno e una compagna. Gli occhi non sono fissi a Gesù, non siamo portati dallo Spirito Santo. Quale Spirito Santo è Spirito Santo? È lontano. Non ci accostiamo bene all'Eucaristia nel momento in cui lo riceviamo. E appena lo riceviamo, ce ne andiamo di qua e di là, come se nulla avessimo fatto, come se non avessimo ricevuto il fermento della vita eterna. Continuiamo a chiacchierare, a spostarci a destra e a sinistra, non abbiamo un momento di riflessione, un momento di stare con Gesù, è come
ci fossimo accostati a prendere una caramella. Abbiamo preso la caramella e poi guardiamo, dolce, va bene, me ne vado. Questa è mancanza di fede pratica, che scandalizza gli angeli. Quando un protestante fu invitato a credere, egli che non credeva all'Eucaristia, disse al parroco: bene, io voglio osservare quello che avviene quando i fedeli cattolici si accostano all'Eucaristia, e poi vedrò se convertirmi o meno. E si mise in un angolo e vide che i fedeli si accostavano con tanta disinvoltura, come se niente fosse. E allora andò dal parroco: io cattolico non mi farò mai, perché voi cattolici non ci credete e volete che io protestante ci creda? Voi cattolici non credete all'Eucaristia e ne assumo dal modo come vi accostate all'Eucaristia. Se veramente ci fosse Gesù, vi accostereste diversamente. Io non mi farò mai cattolico, perché voi cattolici non credete. Tante volte è così. Diamo a vedere che ci crediamo poco. Non consideriamo il corpo del Signore. E come una qualunque cerimonia, vado a baciare l'immagine di Sant'Antonio, vado a baciare l'immagine della Madonna, bacio l'immagine e poi me ne vado, vado a prendere l'Eucaristia, mangio e me ne vado. Né preparazione prima, né raccoglimento mentre si mangia, né ringraziamento dopo. Ringraziamento dopo. I santi sostavano ore e ore dopo aver ricevuto l'Eucaristia. Pensate, San Luigi Gonzaga, a quei tempi si riceveva l'Eucaristia soltanto la domenica. Forse c'era tanto rispetto per l'Eucaristia. I cristiani ricevevano soltanto l'Eucaristia nel giorno del Signore, così ai tempi di San Francesco, fino a così a tutto il Rinascimento. Poi si allargarono così le maglie e fu concesso di mangiare ogni giorno, ma prima non era così. E bene, i santi si preparavano 3 giorni prima e gli altri 3 giorni dopo la domenica, lunedì, fino a mercoledì, quei giorni servivano per ringraziamento. Tutta la settimana era centrata sull'Eucaristia. 3 giorni prima si preparavano, 3 giorni dopo ringraziavano. Ora noi, mangiando ogni giorno, non ci prepariamo, non abbiamo raccoglimento quando mangiamo e quando ci allontaniamo dall'altare, tutto è fatto, non pensiamo a ringraziare e benedire il Signore. Anche nella vita dei gruppi succede questo. Mi ricordo ai primi tempi che dopo la comunione si protraeva il ringraziamento per un quarto d'ora, cioè la preghiera continuava dopo la comunione, in modo che la comunione fosse come al centro del tempo della messa,
tanto prima quanto dopo. Cioè se la messa durava, mettiamo, tre quarti prima di arrivare alla comunione, poi doveva passare ancora tre quarti per la fine della messa, in modo che la comunione fosse al centro dell'Eucaristia, anche considerato il tempo. Adesso questa abitudine di prolungare la preghiera dopo la comunione è andata via. Questa è la considerazione che noi facciamo dell'Eucaristia. Ci crediamo poco. Ecco perché l'Eucaristia non esercita dentro di noi la sua forza fermentatrice di una vita nuova. Questo è il primo impedimento. Secondo impedimento è il rancore, l'astio, l'odio, cioè la disposizione interiore. La comunione è comunione, cioè suppone che noi siamo in comunione con Dio e con il prossimo. Chi non è in comunione con Dio, cioè non è in grazia di Dio, chi non è in comunione con il prossimo, perché c'è astio e rancore, non deve fare la comunione. Mangia indegnamente il corpo del Signore, ed è per questo che contrae infermità, e se ci odio contrae morte. Se tu ti avvicini all'altare e ti ricordi che il tuo fratello ce l'ha con te, lascia l'altare, ma prima riconciliarti con il tuo fratello, poi vieni e offri. La comunione fatta con freddezza verso il fratello produce doppia freddezza dentro di te. La comunione fatta con astio, con rancore, con distidio col fratello, poi quando entra dentro di te quella comunione, produce distidio dentro di te, scompaginamento psicologico e morale dentro di te, perché è un cibo vivo, un cibo che reagisce sempre. Perché ci sono tante mormorazioni in mezzo a noi, tante contese, tante rivismi, tante gelosie, tante invidie, tante guerre, perché mangiamo indegnamente l'Eucaristia. Non mangiamo con amore l'Eucaristia. Non siamo in pace gli uni con gli altri. Abbiamo delle riserve mentali e cordiali gli uni verso gli altri. Non siamo affiatati gli uni verso gli altri. La comunione è segno di comunione, altrimenti è un segno falso. Ecco perché ci sono molti infermi in mezzo a voi. Ecco perché ci sono molti affetti da cancro, da tumori e da altre malattie mortali. Per l'abuso dell'Eucaristia si mangia il corpo del Signore senza la dovuta disposizione di amore e di perdono. Quando manca il perdono, avvicinarsi all'Eucaristia è male. Quando poi c'è odio verso il fratello, allora l'Eucaristia è morte, è morte. Ancora, terzo ostacolo, quando il cuore non è puro, quando la vita non è pura. Tante volte può succedere che due persone non sono in regola e fanno la comunione. Persone che sono mal combinate e fanno la comunione. Persone che hanno relazioni
e fanno comunione. Si mangia la propria condanna, si mangia la morte. Ci vuole purezza di vita. Prima c'era l'abitudine, quando la confessione, la comunione non era frequente, era anche questa una forma di abuso, ma era una cosa buona. Prima di accostarsi alla comunione, quelli che non si confessavano, per sicurezza passavano davanti al sacerdote per ricevere la benedizione, proprio per essere nella purezza del cuore quando ci si accostava alla comunione. Adesso tutto questo è finito. Davanti all'altare si presentano persone che per altro verso sappiamo che non dovrebbero accostarsi, perché sono in peccato mortale. Eppure impunemente mangiano, impunemente sono là a mangiare la propria condanna. E quel terzo impedimento a che la comunione sia il pane della vita. Fratelli e sorelle, io non posso dilungarmi perché il tempo comincia a scadere e non posso ancora parlare del sangue della vita, che merita una lunga trattazione. Però quello che vi ho detto a proposito del pane della vita, dell'Eucaristia, deve essere tenuto in grande considerazione da voi. Io sono il pane della vita. La nostra vita deve avere al centro, la vita carismatica, deve avere al centro l'Eucaristia, ma un'Eucaristia che eserciti il suo, così il suo scopo, diciamo, la sua direzione trasformante. Cioè l'Eucaristia deve trasformare. Finché l'Eucaristia non trasforma, quella Eucaristia non è ricevuta bene. Ossia, il corpo eucaristico del Signore deve trasformarci in corpo mistico del Signore. Sumus quod sumimus, diceva Sant'Agostino, noi siamo colui che sumiamo. Se noi sumiamo Gesù degnamente, diventiamo come Lui, pane spezzato per gli altri, diventiamo sangue versato per gli altri, diventiamo Eucaristia, lode al Signore e comunione con gli altri, spezzamento di servizio per gli altri. Questo è lo scopo dell'Eucaristia, rendersi Eucaristia. Finché noi non diventiamo Eucaristia, quell'Eucaristia che mangiamo, non la mangiamo bene. A questo mira l'Eucaristia, a rendere ciascuno di noi eucaristico. Che significa? Ognuno di noi nell'Eucaristia deve diventare lode al Signore. Ognuno nell'Eucaristia deve diventare pane spezzato per gli altri nel servizio. Ognuno di noi nell'Eucaristia deve diventare sacrificio, sacrificio di sangue gradito a Dio. Quando l'Eucaristia non produce questi effetti, è segno che l'Eucaristia non viene ricevuta bene. Quando una comunità al centro dell'Eucaristia, quando si nutre dell'Eucaristia, quella comunità è compatta, è viva, rende lodi al Signore e a servizio gli uni degli altri, esce per evangelizzare, quella comunità viva, perché si nutre del cibo vivo, del pane vivo disceso dal cielo.
Ma quando tutto questo non succede, questi effetti non si notano, segna che quell'Eucaristia non diventa il centro della vita, il pane della vita. E allora rivediamo come noi vediamo, come noi sumiamo l'Eucaristia. Rivediamo la vita dei nostri gruppi, la vita nostra personale, e facciamo sì che l'Eucaristia sia al centro della vita del gruppo, ma che sia un centro vitale a cui tutti attingiamo, comunione e vitalità, sia il centro della nostra vita carismatica. La vera vita carismatica si nutre di Eucaristia. E allora attenzione a come ci accostiamo all'Eucaristia, perché sia questa Eucaristia a produrre la vita carismatica. E questa la fonte principale a cui noi attingiamo la nostra vita. Amen.